Io tornerò, tornerò a Castiglione. Brava. Che inno, che inno, che inno. È una meraviglia di inno. Altro che i trombettisti qua di Bagno di Romagna, per favore. Forza sindaco, certo, lanciamo i dati, vediamo dove arriviamo. 6. Andiamo alla numero 6, andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, casella 23. Vediamo cosa ci dice la casella 23. La prima matriosca venne costruita nel 1890. Li porta benissimo, Tania. Devo dire complimenti, dal 1890 ad oggi insomma non si è mantenuta. Però porterò veramente fortuna a Castiglione. Perfetto, quindi che riferimento facciamo? Il riferimento, noi matriosche le abbiamo in natura. A Castiglione invece cosa costruivano in quegli anni lì erano tutte altre cose. Cioè avevamo gli scalpellini che scolpivano con la pietra serena e i bigonciai che invece scolpivano il castagno. E facevano le famose bigonce. Che tra l'altro abbiamo due rappresentanti dei bigocciai e degli scalpellini, che sono due in fondo, esattamente. Eccole là. Che dopo io sentirei, ma due parole magari sugli scalpellini che sono preparate. Sì, sai che sono preparate. Mestiere difficile, faticoso, certo, che adesso sta riprendendo. Cerchiamo di fare dei corsi con i pochi rimasti maestri di queste arti che insegnano ai giovani. Per far sì che non si perda questa tradizione, che è molto importante, che ha segnato il nostro territorio ed è pieno il nostro territorio di testimonianze di questi scalpellini. I bigonciai, siccome lavoravano sul legno, le testimonianze sono meno resistenti della pietra, però ne abbiamo e adesso costruiscono degli oggetti che si usano anche in casa, porta frutte, porta riviste. Ecco, in legno di castagno, lavorato a mano in maniera molto particolare perché senza chiodi, senza niente, devono resistere nel tempo e non distruggersi in sostanza. Quindi le nostre matriosche, diciamo, sono queste bigonci di legno di castagno. Le nostre castagne ci hanno aiutato a superare periodi difficilissimi. In periodi di guerra, di carenza di cibo, le castagne sono state il cibo della sopravvivenza. Certo. E difatti molti dolci come il castagnaccio risalgono a quell'epoca e ancora oggi li gustiamo. Complimenti, io prima proprio di verificare cosa vorrei sedermi in mezzo a questi due rappresentanti, scalpellini e non, che cosa ci dice sugli scalpellini, prima di passare la linea direttamente a Bagno. Lo scalpellino. Quello dello scalpellino è un lavoro molto duro, molto faticoso. Sì, e questo è a prescindere. Okay. È un lavoro tipico delle nostre zone, sì, di cui si conserva una forte tradizione. Molto brave e preparate. Mentre i bigonci. Dio, i bigonci. Diamo la linea Bagno di Romagna. Fantastico. La riprendiamo dopo. Lo stacchetto. Eccola! Già tirato, assessore. Sì, già abbiamo tirato. Fatto 7. Vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24. Sì, non ci arrivo. Ravenna vanta ben 8 monumenti dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Bene. Ma anche noi di Bagno di Romagna. Ma anche noi di Bagno di Romagna abbiamo un'eccellenza a livello mondiale che voglio ricordare perché può essere l'occasione per molti cittadini che ancora non hanno avuto l'occasione di visitarla, che è un patrimonio straordinario che è la foresta di Sasso Frattino. La foresta di Sasso Frattino che è nel comune di Bagno di Romagna. Da 50 anni abbiamo festeggiato il 50esimo proprio quest'anno, da 50 anni è una parte della foresta che è stata lasciata assolutamente priva dell'azione dell'uomo per studiare la natura come si comporta quando non c'è la mano dell'uomo ed è una straordinaria meta per tutti gli ambientalisti mondiali che vengono ad osservare quello che ormai non esiste più a livello mondiale, vale a dire la natura lasciata a se stessa, perché oramai non esiste più territorio sulla terra che non abbia visto l'azione dell'uomo. Ed è un straordinario ambiente fiabesco che ricorda proprio i disegni di quando noi eravamo bambini, delle fiabe, perché è una... la natura opera in maniera straordinaria e io vorrei accanto a me un personaggio molto importante che si occupa di fiabe, di fantasia
che è diciamo così il presidente dell'associazione Gnomo Mentino, molto noto e conosciuto dai bambini perché è il mondo della fantasia, quello che piacerebbe tanto anche a noi poter vivere, che ormai abbiamo un po' dimenticato. Anche molti vivono poi, insomma, poi è così, insomma. È così, si vive. Comunque la fantasia è sempre uguale a creatività. Certo. E proprio sul sentiero degli gnomi, fantasia uguale a creatività. Si accompagnano i bambini e lo scopo, l'obiettivo è di far riscoprire il piacere agli adulti di raccontare favole ai propri bimbi e ai bambini riassaporare proprio quel piacere di ascoltare le favole. Favole visto proprio come motore nel loro scoprire il mondo. Questo è il sentiero degli gnomi oggi, meta di tantissime scolaresche. Portare anche gli adulti, che forse hanno più bisogno di sognare che di tantissimo, fantasia. No, è verissimo. Gli adulti e i bambini, loro ce l'hanno già innata questa cosa qua. Quindi, e noi a Castiglione ci andiamo. Questo mondo fa degli gnomi, di fantasia. Senz'altro. Allora, lanciamo questi dadi. Forza. A ritmo di matrioska, qua vediamo. Abbiamo fatto quattro. Quindi quattro, esatto. Spostiamo avanti la nostra matrioska di quattro. Uno, due, tre, quattro. Altra casella matrioska, casella numero 27, quindi altri andiamo 4. Avanti di 4. Benissimo. Un'altra volta. Procediamo. 1, 2, 3, 4, ai, casella numero 31, posto a rasoio nella Rocca di Dozzi, un antico trabocchetto militare scoperto e riportato alla luce negli anni 70. Trabocchetto è, tant'è che è una casella penitenza, quindi casella penitenza, dobbiamo fare uno spot per il comune di Bagno di Romagna, quindi avviciniamo l'assessore al turismo di Bagno, chi farà da Cicerone, quindi gli suggerirà le caratteristiche del comune e il sindaco promuoverò il comune avversario, come esempio di fair play non poteva essere meglio. Dimmi tutto, cosa posso dire del vostro comune che non hai già detto tu? È un paese, devi dirlo tu, sì, però tenga pure il microfono perché dici l'argomento. Direi che Bagno di Romagna è un paese comune nella Valle del Savio, è un comune situato che va dai 342 metri sul livello del mare fino ai 1500, inserito nel parco delle foreste casentinesi. Sì, perché sennò e avete anche una diga? Diga importantissima, la diga di Ridracoli, perché importante soprattutto per il romagnolo della pianura, perché abbeveriamo. Allora, promuoviamo Bagno di Romagna perché dà l'acqua anche loro a tutta la Romagna con la diga. Fra l'altro ci associamo perché abbiamo anche noi delle dighe, abbiamo archeologia industriale che è stata inaugurata nel 1911 la prima diga, quindi siamo paesi gemelli in qualche modo, pieni di dighe, diamo l'acqua a tutte le pianure, quindi bandiera arancione, Bagno di Romagna, quindi tanto di cappello, andate tutti a visitare Bagno di Romagna dopo essere passati da Castiglione dei Tepoli. Che sono in zona tra l'altro, che sono in zona naturalmente. Ok. Bravissima. Ma come bravissima, per favore. Anche lo spot. Si accomodi pure assessore. Sì, bagno. E vabbè, ho visto che loro hanno chiuso con lo stacchetto. Chiudiamo con la nostra Tania, visto che insomma, uno stacchetto sulla diga. Cosa sai sulle dighe, Tania? Che sono alte, esatto, profonde, piene d'acqua. Piene d'acqua. Benissimo, dall'altra parte in Russia le dighe sono piene d'acqua, comunque da noi. Detto questo, cosa facciamo? Ci salutiamo alcuni secondi perché detto ci rivediamo questo è meglio andare. Assolutamente nella diga. Ci vediamo subito dopo il messaggio promozionale.